Buonasera, che emozione! Allora, questo momento lo dedico a tutte le mamme, a cui farei un bel applauso, se siete d'accordo. Brave le mamme, non c'è cosa più bella! Che poi di essere madre non te ne rendi conto subito, secondo me. Cioè, te ne rendi conto quel giorno che, aprendo WhatsApp, trovi 198 messaggi della chat della scuola per decidere il regalo della maestra. Questo è assoluto. A volte poi, se sono 198 messaggi che hanno un senso compiuto, sono utili. La maggior parte delle volte invece è magari una mamma che manda la foto di una felpa scrivendo: chi è che l'ha lasciata a scuola? Di chi è questa? E 196, mia no. Ma mica, fai dire a uno, mia sì, no, vaffanculo. Facciamoci del male. Comunque all'inizio queste mamme non si conoscono, quindi sono tutte cortesi, gentili, sorridenti, allegre. Poi pian piano sbaccano, vengono fuori le varie personalità. Allora ho immaginato una chat. In genere c'è sempre la mamma leader, no? Quella che prende in mano la situazione e scrive: oggi è il compleanno della maestra Bernarda, pensiamo ad un regalo? Poi c'è la mamma un po' ignorante che scrive: io credevo che era domani il compleanno. C'è la mamma precisina che risponde: no, la maestra è nata alle 14:28, quindi è oggi pomeriggio. PS, si dice, io credevo che fosse comunque. Poi c'è la mamma che scherza sempre e che scrive: minchia, ma veramente si chiama Bernarda? Lo so, ecco. Grazie. Poi c'è anche sempre la mamma lecchina, no? Che scrive: io le ho fatto un regalo da sola. Allora c'è la mamma competitiva che parte e dice: beh, allora io le regalo un anello di famiglia. Poi c'è la commerciante che ne approfitta e scrive: oh, se volete io ho un negozio di tessuti e vi faccio un po' di sconto. Più sconto se pagate! Ah! E mette lo smile che fa l'occhiolino. Poi c'è la mamma bipolare che scrive: che idea magnifica! Con 5 A, 2 soli, un cuore, poi un teschio che vomita, 2 dita medie, così. E di nuovo un cuore gigante che pulsa. Poi c'è la moglie del finanziere che riprende lo smile di quella sopra e scrive: in che senso paghiamo meno se paghiamo? Ah! La commerciante ha abbandonato la chat. D'altronde, siamo in Italia. Poi c'è la mamma che non sa usare internet, per cui ha proprio solo scaricato l'app perché serve, e però scrive malissimo. Quindi scrive: per me va bene asterisco 12p. Poi c'è la mamma venditrice che fa la rappresentante e scrive: approfitto, interessano capsule di caffè? Quella che scherza sempre: minchia Bernarda! Poi c'è la mamma bipolare: avete rotto con sti messaggi, andate tutte a fanculo! L'educata: certe cose si pensano ma non si dicono. La bipolare: penso che dovresti andare a fanculo! Grazie. Poi c'è la mamma divorziata che scrive: io sono d'accordo per qualunque regalo, comunque buona giornata a tutti, tranne alla merda. La merda, l'ex marito divorziato risponde subito: specifica chi è la merda, visto che avevi una parola buona per tutti i genitori della chat. La divorziata ha abbandonato la chat. Poi c'è la mamma distratta che sbaglia chat e scrive: passa da me che sono tutta un bollore. C'è sempre quella che sbaglia. E lì si perde il filo del discorso. Poi c'è la mamma terrorista, no? Quella che mette ansia a tutti. Nella scuola 2 isolati dalla nostra sono partiti i pidocchi. Io ho bruciato i peluche di mia figlia. Certo, l'infermiere dice che avrei dovuto allontanare mia figlia prima. Dovrebbe essere solo un ustione di primo grado. Allego la foto. PS, mia figlia è quella che non fuma. Poi c'è la mamma che non capisce il discorso e risponde: neanche mia figlia fuma, meno male. Grazie. Vi state riconoscendo in queste mamme. Poi c'è la rappresentante: ma davvero non interessano capsule di caffè? La mamma nevrotica: no. Poi c'è quella che scherza sempre: minchia Bernarda! Rimasta lì. Poi c'è la distratta che, quando si rende conto di aver sbagliato chat, cerca di cancellare il messaggio, ma è troppo tardi. L'unico uomo single nella chat: dove abiti, bollore?
La distratta ha abbandonato la chat. Poi c'è la mamma che viene bullizzata dalle altre mamme e scrive: ok, pago io il regalo per la maestra, però potete restituirmi lo zaino di mia figlia? E anche mia figlia, grazie. La mamma in carriera: scusate, ho finito ora una call, qualcuno ha preso mio figlio a scuola per caso ieri? E poi dopo un po' aggiunge: non figlio, figlia, sbaglio sempre, cazzo. E poi quando arriva l'ondata degli ossiuri, se si è un po' deboli di stomaco è meglio abbandonare la chat. Sapete cosa sono gli ossiuri? Le mamme, i papà dicono: che cazzo, non sanno mai niente. Gli ossiuri sono i vermicelli bianchi nelle feci dei bambini. Lì è meglio abbandonare la chat perché le mamme, anche loro un po' pazze, mandano in chat le foto dei pezzetti di cacca. Secondo voi sono i vermicelli o sono i finocchietti tagliati fini, 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 fini che ho fatto io? Ah, che schifo. Poi c'è quella che non ha tempo e scrive: scusate, mi fate un sunto dei messaggi? La nevrotica: no! L'uomo insiste: qualcuno ha notizie di bollore? Quella che scherza sempre: c'è Bernarda nell'aria, eh? Grazie. Grazie. Poi c'è la mamma un po' più pungente, un po' così, che scrive: apro ora WhatsApp, 97 messaggi, spero che almeno sia morto qualcuno. La mamma scrupolosa: hanno trovato topi in mensa, ribelliamoci. La bipolare: tu e le tue notizie di merda, stronza. Comunque ok, grazie per l'info. L'uomo: se bollore accompagna suo figlio, io il mio lo porto. Ecco, ora ho voluto immaginare una chat di soli papà. Ok, a posto così. Grazie.